Un progetto a 360 gradi per lo sviluppo del brand Fiera Antiquaria attraverso il rilancio della sua immagine a livello nazionale ed internazionale e la creazione di eventi collaterali che la valorizzino attraverso lo sviluppo di sistemi segnaletici ed espositivi ed infine cartellonistica. Tutto questo è quanto è stato sviluppato dagli studenti e dai docenti IED Firenze e WI 5200 Coworking in collaborazione con il Comune di Arezzo e Confcommercio Arezzo. Era interessante ed ero curioso di capire come gli studenti di una scuola molto importante come lo IED vedevano la Fiera Antiquaria, quindi a breve ci consegneranno questi progetti, valuteremo se ci sono delle cose magari interessanti da mettere in atto veramente, e a quel punto potrebbe essere stata una bella occasione non solo per avere idee ma per portarle poi anche in pratica. Il progetto ha cercato di far divertire gli studenti con il sistema della RAI e della figurazione della fiera e della giostra, quindi dando delle linee guida ma anche lasciandoli molto liberi. I ragazzi hanno chiamato i gruppi con i nomi dei quartieri, si sono divertiti a giocare con gli stemmi di casata. Questa è la dimostrazione di come la storia e la tradizione può diventare un elemento contemporaneo. Io facevo parte del gruppo Porta Sant'Andrea e principalmente abbiamo lavorato sulla araldica, quindi sugli stemmi delle casate nobili di Arezzo. Abbiamo cercato di riprendere le forme e le geometrie principali ma anche quelli che sono i colori, perché alla fine abbiamo ritenuto che fosse una cosa veramente particolare e caratteristica della città di Arezzo. Visto il successo dell'iniziativa, l'amministrazione comunale si è subito detta pronta ad accogliere anche la creatività degli studenti aretini. Questo assolutamente può essere fatto, anzi deve essere fatto anche dalle scuole locali, quindi noi apertissimi a dare la nostra disponibilità.